9-7 minuti, Mario, eccoci. È arrivato Andrea Mancia in collegamento. È arrivato, buongiorno Andrea. Right Nation, buongiorno a tutti. Notapolitica.it. Mi piace svegliare Andrea Mancia al mattino. No, guarda, oggi non ci sei riuscito. Quando un giorno allora, per Andrea è appena mito... iniziato, per te invece è finito. Vai Mario. Io sono dei tuoi amati States e il tuo mito immagino sia Edward Snowden ormai. Ha 29 anni e ha distrutto la credibilità di Obama, che tu non hai mai amato particolarmente. Ma guarda, no, io non ho mai amato Obama particolarmente, però non sono neanche un fanatico dei cosiddetti whistleblowers. Da busciano di vecchia scuola, insomma, io credo che la situazione sia abbastanza complessa oggettivamente. Non credo a chi, ecco, all'età di 29 anni decide di lasciare famiglia e affetti per scappare a Hong Kong per salvare il mondo dall'invasione della privacy. Credo invece che il problema della privacy sia oggettivamente la grande sfida che ci attende nel prossimo futuro, e non credo che l'amministrazione Obama oggettivamente si sia comportata come né i suoi detrattori né i suoi sostenitori pensavano. Senti, il tema è quello della portata di questi di queste intercettazioni, che paiono essere davvero però sia in termini numerici che in termini qualitativi, cioè sia quantitativi che qualitativi. Ecco, la cosa oggettivamente... Se dobbiamo credere a Snowden, cioè stiamo leggendo qualcosa di incredibile, insomma. Sì, la cosa sconvolgente oggettivamente è questa, che la NSA diciamo conducesse indagini su sospettati di terrorismo fin dall'11 settembre era cosa più o meno nota. Di cui ovviamente non si conoscevano i contorni per la natura segreta di per sé, diciamo, dell'argomento, però almeno a quanto risulta a me le operazioni fatte in questo senso dall'amministrazione Bush erano comunque circoscritte, cioè si identificava un certo numero di sospetti e poi si cercava di capire attraverso questi strumenti se al sospetto corrispondeva la realtà. Quello che sembra aver fatto, ripeto, sembra aver fatto l'amministrazione Obama invece è una cosa veramente indiscriminata e di raggio così ampio e totale che in effetti mette un po' d'angoscia a pensarci. Ecco, quello è l'elemento che veramente è preoccupante, se le parole di Edward Snowden sono vere. Tu dici non amo i whistleblower, non so se è giusto, ho visto che anche il Guardian l'ha sottopanciato, per usare un termine tecnico, in questa maniera, ma lo possiamo definire semplicemente un whistleblower, Edward Snowden? Beh sì, ma senza disprezzo, insomma, è una figura nel diritto in genere anglosassone, ma in quello americano per accumulo giurisprudenziale ormai consolidata, è una persona che, essendo a conoscenza di fatti relativi al comportamento del governo che potrebbero assumere dei contorni illegali, decide di denunciarli pubblicamente, quindi di per sé è una figura nobile. Purtroppo l'esperienza ci ha insegnato che molti di costoro in realtà sono più alla ricerca della notorietà e di un contratto al Guardian, magari salvatori della patria, per così dire. Quindi, ha detto che per funzioni svolte, per ruolo, diciamo, che sembra quasi apicale, se non ho capito male, era un consigliere senior a livello... Era un consigliere tecnologico senior della CIA. Questo dovrebbe far riflettere la CIA, perché andare a pescare, come ha sempre fatto nel mondo hacker, che è, diciamo, un po' libertario e anarchico per definizione, bisognerebbe stare un pizzichino più attenti, insomma, da parte della CIA. Da parte del mondo hacker invece è un'occasione fondamentale, perché entri a diretto contatto con il nemico, fra virgolette, e poi quando vuoi sfilartene, ecco, c'è sempre Hong Kong, che mi sembra una destinazione bizzarra
per chi si fa palatino della libertà di parola. Per sua stessa missione, poi invece lui ha detto Hong Kong mi sembra il paese più giusto per quelle che sono le mie rimostranze. L'ha detto lui stesso, ha detto malgrado la Repubblica Popolare Cinese la libertà di parola è tenuta in considerazione, ovviamente dai 100 anni di dominio britannico, probabilmente. E ha anche invitato gli Stati Uniti, Hong Kong, a non farsi intimorire dagli Stati Uniti. Queste parole di comunque va bene. È ancora sia più oggetto di negoziato fra la Cina e gli Stati Uniti. Forse sì. Mario, se hai ancora una curiosità, se no salutiamo. Una domanda solo per Andrea: se il caso di questo 29enne quanto è paragonabile al caso Manning, che in questi giorni, come sai, insomma, bene, rischia 120 anni di carcere, insomma. Beh, lui si è paragonato direttamente a Manning e dice di tenerlo in grande considerazione, non è arrivato fino al punto di dire che si ispira al suo operato, però insomma la differenza fondamentalmente è che uno l'hanno preso e l'altro ancora no. L'altra cosa che colpisce è la giovanissima età di questi personaggi, comunque. Quello credo sia proprio una condizione necessaria, perché oggettivamente, ecco, qualunque cosa si pensi del personaggio e qualunque siano i suoi obiettivi, questa è una cosa che fai con l'ingenuità e il coraggio della gioventù. È molto difficile che ti venga in età avanzata. Non vedo sinceramente possibile un consigliere senior della CIA che a 60 anni decide, ecco, di fare una botta da mazzo. È più vecchio di me di te, Andrea, insomma. Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Quello che colpisce invece poi gli operatori materiali sono ragazzini che decidono di fare questo, insomma. Mario, perché la tecnologia è arrivata negli ultimi anni, quindi insomma è anche un fattore proprio pratico, credo. Chissà che non ci sia tutto anche una forma di conflitto generazionale. Potrebbe esserci. Grazie Andrea. Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao.